Matteo Salvini apre ufficialmente la crisi di governo, non c'è più la maggioranza, ha dichiarato il leader della Lega, e ora che si vada al voto annunciando che si candiderà a premier. Deluso Conte, che ha ricordato come spetti ora a Salvini spiegare in Parlamento le ragioni che lo hanno portato ad interrompere l'azione di governo. Il leader dei 5 Stelle, Luigi Di Maio, si è detto pronto al voto, chiedendo però che prima passi in aula il taglio dei parlamentari. Poi attacca la Lega, hanno preso in giro gli italiani, dice, hanno messo i sondaggi davanti agli interessi del paese. Siamo prontissimi alle elezioni, dichiarato il segretario del PD Nicola Zingaretti, auspicando che ci sia anche l'aiuto di Renzi per poter vincere la sfida elettorale. Il Presidente della Repubblica ha promulgato il decreto sicurezza bis approvato in via definitiva al Senato. Mattarella però ha sottolineato due forti criticità, chiedendo di intervenire sulla legge. Sono eccessive le sanzioni amministrative per i comandanti delle navi che trasportano migranti a bordo e deve restare l'obbligo di prestare soccorso in mare dai naufraghi. Si segue la pista della criminalità organizzata e il mondo della droga per l'omicidio del capo degli ultra della Lazio, Fabrizio Piscitelli, conosciuto con il soprannome di Diabolic e con precedenti penali, avvenuto mercoledì sera in un parco alla periferia della capitale. Per il delitto compiuto da un killer che si è dato alla fuga, gli inquirenti contestano l'aggravante mafiosa. Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del telegiornale della 7. Dunque, alla fine Matteo Salvini ha aperto la crisi, la Lega dice no ad un rimpasto, no ad un governo tecnico, si va subito al voto. È stato questo l'epilogo di una giornata, quella di ieri, che si è svolta in maniera convulsa tra incontri e dichiarazioni. Salvini ha chiesto a Conte appunto una verifica in Parlamento sul fatto che la maggioranza non c'è più. Conte appunto ha sottolineato che non è lui comunque che deve stabilire i tempi della crisi e sottolinea e soprattutto ha difeso l'operato dei suoi ministri. Vediamo. Al ministro dell'Interno spetterà invece, nella sua veste di senatore, di leader della Lega, spiegare al Paese e giustificare agli elettori che hanno creduto nella prospettiva del cambiamento le ragioni che lo inducono a interrompere anticipatamente, bruscamente, l'azione del governo. L'ultimo degli appuntamenti inattesi della giornata più convulsa del governo giallo-verde, quella di ieri, prende il via dopo le 10:30 di sera. A tenerlo nella sala stampa di Palazzo Chigi è il presidente del Consiglio Conte, il quale non solo certifica che la crisi è ormai aperta ufficialmente, ma anche chi a suo modo ne è il responsabile, il ministro dell'Interno Salvini, il quale, ha detto il premier dando conto dell'incontro a due avuto nel pomeriggio, gli aveva espresso la volontà di chiudere l'esperienza di maggioranza con i 5 Stelle, puntando a capitalizzare il consenso di cui la Lega godrebbe secondo tutti i sondaggi. La sua versione Salvini l'aveva già affidata alle agenzie prima ancora di parlare nel comizio serale di Pescara, terminato subito prima che cominciasse quello di Conte. Andiamo subito in Parlamento per prendere atto che non c'è più una maggioranza, come evidente dal voto sulla TAV, e restituiamo velocemente la parola agli elettori, aveva detto, aggiungendo poi di candidarsi apertamente a premier. Prima ancora a far capire che ormai il contratto di governo era diventato carta straccia o giù di lì, era stato lo stesso Di Maio, affermando che la Lega ha preso in giro gli italiani, anticipando così uno dei temi su cui verosimilmente punterà i 5 Stelle in quella che ora sarà davvero una campagna elettorale a tutti gli effetti, la volontà della Lega di non dar corso al taglio dei parlamentari che avrebbe dovuto essere approvata ai primi di settembre. Ma se le posizioni a questo punto sono chiare, Conte che vuole assicurare trasparenza e rispetto massimo del Parlamento, Salvini che può fare il più presto possibile, Di Maio che dà come Conte la colpa della rottura a Salvini, tutto da chiarire resta quello che succederà da ora in poi. E in tutto questo naturalmente le opposizioni escono allo scoperto, sono pronte ad andare al voto, con il PD in particolare che cerca di serrare le fila per avere più forza al momento del voto. Voto sul quale adesso si vedrà quali sarà il timing, sicuramente ci saranno da parte di Mattarella consultazioni molto rapide. Nel frattempo Salvini ha già le idee chiare. Non sono nato per scaldare le poltrone, chiedo agli italiani se hanno la voglia di darmi pieni poteri
per fare quello che abbiamo promesso di fare fino in fondo, senza rallentamenti e senza palle al piede. Dal comizio di Pescara, ormai a tutti gli effetti in piena campagna elettorale estiva, Salvini lancia la fase 2 della crisi di governo. L'abito da vice di Conte inizia a stargli stretto. Se mi candida premier, quello sicuramente sì, risponde ancora, senza indugi. Poi siamo in democrazia, chi sceglie Salvini sa cosa sceglie. La mattina dopo l'apertura della crisi il clima resta più confuso che mai. Tempi e modalità per staccare la spina sono tutti da decidere. Conte ha confermato che si presenterà in Parlamento, ma non per dimettersi come vorrebbe invece il suo vice leghista. La fiducia dovrà essere votata con buona pace del Carroccio. Tra i diversi scenari il più plausibile è quello che vede riunirsi la conferenza dei capogruppo di Montecitorio il 13 agosto, con il dibattito e il voto alla Camera il 20 e il 21. Se tutto dovesse procedere senza ulteriori sorprese, la prima data utile per le elezioni sarebbe quella del 13 ottobre, ma non si escludono neppure le due domeniche successive, il 20 e il 27 ottobre, in modo da unire alle politiche il voto delle elezioni anticipate in Umbria. Un autunno che si preannuncia caldo anche per un altro tema, quello della manovra da approvare entro il 31 dicembre. Il rischio è che si arrivi ad un voto in piena sessione di bilancio e proprio dal fronte economico arriva l'attacco dell'altro vice, Di Maio. Con le elezioni di ottobre ci sarà un governo che si insederà a dicembre, dice il capo del Movimento 5 Stelle, e questo probabilmente farà aumentare l'IVA. Clima di rottura che agita anche le opposizioni. Berlusconi spera di poter rientrare in gioco con Forza Italia o Altra Italia per non lasciar campo libero ad un'alleanza di governo a due tra Lega e Fratelli d'Italia. D'altro canto la Meloni ripete ormai da tempo di essere pronta a dare il sostegno necessario con il sogno di far nascere una seconda gamba sovranista. Mentre il PD si dice pronta alla sfida con Zingaretti che invoca una grande alleanza per salvare l'Italia. Ma è una partita aperta anche in casa Dem, ancora una volta in balia delle divisioni interne tra la maggioranza che fa capo al segretario e la minoranza renziana, contraria a qualsiasi rapporto con i 5 Stelle. E intanto il Presidente della Repubblica Mattarella ha promulgato il decreto sicurezza bis che è diventato legge in via definitiva al Senato, con dei rilievi però che riguardano i salvataggi in mare e le pene altissime per le organizzazioni non governative. Ha scritto a Conte, Presidenti di Camera e Senato, chiedendo che il Parlamento intervenga su queste parti della legge che a suo avviso andrebbero modificate. Il Presidente Mattarella ha promulgato ieri la legge con cui è stato convertito in via definitiva il decreto sicurezza bis voluto dalla Lega per contrastare gli sbarchi dei migranti. Insieme alla firma sulle nuove norme, però, il Capo dello Stato ha inviato una lettera al Premier Conte e ai Presidenti di Senato e Camera, Alberti Casellati e Fico, per esprimere dei rilievi sulla legge. I dubbi che riguardano due aspetti sui quali si legge nella lettera il Presidente della Repubblica rimette al Parlamento e al Governo l'individuazione dei modi e dei tempi di un intervento normativo sulla disciplina in questione. Il primo punto riguarda le sanzioni amministrative previste per chi viola le acque territoriali italiane, che arrivano ora fino a 1 milione di euro. Mattarella scrive che nella nuova legge non viene fatta alcuna distinzione quanto alla tipologia delle navi, alla condotta concretamente posta in essere, alle ragioni della presenza di persone accolte a bordo e trasportate. In questo modo, scrive il Capo dello Stato, viene affidata la discrezionalità di un atto amministrativo la valutazione di un comportamento che conduce a sanzioni di tale gravità. Il Capo dello Stato cita poi espressamente un passaggio della Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare riportato integralmente. Ogni Stato deve esigere che il comandante di una nave che batta la sua bandiera, nella misura in cui gli sia possibile adempiere senza mettere a repentaglio la nave, presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in condizioni di pericolo. L'altro importante rilievo di Mattarella riguarda la decisione inserita nel provvedimento di eliminare la cosiddetta tenuità del fatto per comportamenti violenti o oltraggiosi nei confronti di pubblici ufficiali, una scelta legislativa che, secondo Mattarella, impedisce al giudice di valutare la concreta offensività delle condotte poste in essere e quindi solleva dubbi sulla sua conformità al nostro ordinamento. La Banca Centrale Europea si prepara a sostenere nuovamente le economie dell'Europa, questo perché ci sono una serie di fattori che rischiano di creare una forte instabilità. Allo studio ci sono due provvedimenti, in particolare la ripresa del quantitative easing e soprattutto un taglio dei tassi a settembre. Già sulla scia di questo annuncio le borse hanno reagito bene, ieri hanno chiuso in positivo. C'è attesa oggi per il giudizio di Fitch sul nostro paese, vediamo.
La BCE apre il suo ombrello per ripararci da eventuali crisi. Sulla scia di quanto anticipato da Mario Draghi, il Consiglio direttivo della Banca Centrale si prepara a settembre a dare nuovi stimoli di politica monetaria all'economia dell'Eurozona, alle prese con una crescita debole. L'arma della BCE è sempre quella, il quantitative easing, il programma di acquisti dei titoli di Stato interrotto a dicembre, che serve a raffreddare i tassi di interesse e a favorire il credito. La notizia ha dato slancio alle borse del vecchio continente, hanno tutte chiuso con segno positivo. Serve un orientamento di politica monetaria altamente accomodante per un prolungato periodo di tempo, si legge nel bollettino della BCE. Misure economiche per alleviare sia la guerra dei dazi tra Cina e Stati Uniti, sia la conseguente guerra alle valute. Ancora da decifrare invece quello che può accadere in Italia. Oggi l'agenzia di rating Fitch, che a febbraio ci aveva declassato a BBB con previsione negativa, presenterà la nuova pagella. Ma tutte le incognite pendono sulla manovra economica da fare in autunno. Negli Stati Uniti intanto si registra il nervosismo del presidente Trump, che punta il dito ancora una volta contro la Federal Reserve. È colpa della Fed se il dollaro è così forte, dice Trump, che chiede un notevole abbassamento dei tassi. Su tutto questo incombe il verdetto dell'agenzia Bloomberg, che sempre ieri ha evocato una possibile recessione anche negli States. E veniamo alla cronaca con le indagini sulla morte di Fabrizio Piscitelli, che è stato ucciso, lo ricordiamo, in un parco alla periferia di Roma. Ci sono nuovi elementi che stanno emergendo nella ricostruzione che stanno portando avanti gli inquirenti. Vediamo. Porta agli Albanesi, la pista principale, seguita dagli inquirenti che vogliono trovare chi ha ucciso Fabrizio Piscitelli, 53 anni, capo ultrà della Lazio, con una lunga militanza in Curva Nord, freddato nel tardo pomeriggio di mercoledì sera a Roma su una panchina del Parco degli Acquedotti, periferia est, piazza di spaccio passata di recente dal controllo dei napoletani legati alla Camorra a quello dei Balcani. Nel passato dell'irriducibile ci sono diverse vicende giudiziarie per violenze e narcotraffico. Il suo nome era finito nell'indagine di Mafia Capitale. Secondo gli inquirenti era il capo della batteria di Ponte Milvio e per conto di Carminati controllava lo spaccio di cocaina a Roma Nord. Per gli inquirenti Piscitelli aveva addentellati con la criminalità organizzata legata soprattutto alla Camorra, ma anche quella albanese, e frequentava gli ambienti di estrema destra. Certo, Fabrizio Piscitelli aveva molti nemici, come le intercettazioni della squadra mobile per disposizione dell'antimafia fatte subito dopo l'omicidio hanno rivelato. Per questo le indagini si muovono in varie direzioni. Certo è che è stato tradito da qualcuno che conosceva, qualcuno che gli aveva dato appuntamento su quella panchina. Accanto a sé l'irriducibile aveva solo l'autista, un cubano, salvo per caso. La pistola del killer professionista dopo il colpo mortale a Piscitelli si è inceppata e l'uomo è fuggito mischiandosi nella folla che alle 7 di sera popolava il parco. Quel giorno il capo ultrà non aveva nessuno a guardargli le spalle, come invece accadeva sempre. Chi lo ha freddato ha potuto avvicinarsi e coglierlo di sorpresa. Diabolica è caduto in una trappola. E andiamo adesso negli Stati Uniti, dove rimane in primo piano il dibattito sulle armi, sulla vendita libera delle armi dopo le stragi del weekend. Un nuovo episodio rinfocola alle polemiche. Intanto la Casa Bianca su questo mantiene un basso profilo. Trump non ha nessuna intenzione di promuovere cambiamenti sostanziali. Anzi, vediamo. Dopo il Paso, Dayton e 31 morti, ecco a distanza di pochi giorni scongiurata l'ennesima strage a stelle e strisce. Ancora un giovanissimo, armato di un fucile d'assalto e carico di munizioni, ancora in un centro commerciale, questa volta a Springfield, in Missouri, e questa volta, fortunatamente, è stato fermato prima che premesse il grilletto. Il ragazzo di 20 anni si è ripreso mentre entrava nel negozio. Uno dei dipendenti lo ha notato e ha fatto scattare l'allarme antincendio. L'uomo ha quindi cercato di scappare da un'uscita di sicurezza, ma è stato fermato. A Washington, intanto, secondo quanto riportato dalla CNN, la Casa Bianca ha respinto il tentativo del Dipartimento della Sicurezza Nazionale di fare della lotta al terrorismo domestico una priorità. Rifiuto che arriva a poche ore di distanza dalla visita del presidente Trump ai feriti e ai familiari delle vittime del Texas e Ohio, dove è stato contestato per aver alimentato un clima d'odio contro i migranti e di non fare nulla contro la libera circolazione delle armi. In tutto il paese si è aperto il dibattito
dibattito sul famigerato secondo emendamento che consente a tutti, senza controlli né distinzioni, di possedere pistole e fucili anche d'assalto. La democratica Nancy Pelosi ha chiesto al Presidente di ordinare ai senatori rientro dalla pausa estiva per votare una legge sul controllo delle armi da fuoco, ma il leader dei repubblicani in Senato, Mitch McConnell, non ha ritenuto necessario farlo, aprendo la possibilità di discutere proposte in aula in autunno. Fra queste, i controlli sui precedenti e misure che autorizzano i tribunali a emettere ordini per il ritiro di armi da chi è considerato pericoloso. Queste, a parole, le buone intenzioni. Si tratterà poi di fare i conti con la National Rifle Association, la potentissima lobby delle armi che, secondo quanto riportato dal Washington Post, avrebbe già avvertito Trump. Se sosterrà una stretta dei controlli sull'acquisto delle armi, molta gente non lo voterà più. L'allarme arriva dalle Nazioni Unite, il comportamento dell'uomo ha degli effetti devastanti sul clima che porteranno a conseguenze molto gravi che modificheranno addirittura la vita del pianeta. Vediamo. Il cambiamento climatico causato dall'uomo sta drammaticamente degradando la Terra e il modo in cui trattiamo il nostro pianeta aumenta di giorno in giorno il riscaldamento globale. E le conseguenze sono sotto i nostri occhi, siccità da un lato, piogge estreme dall'altro, desertificazione, il rischio sempre più alto di incendi, la diminuzione delle riserve di cibo, le conseguenti migrazioni di massa. La fotografia l'ha scattata il Comitato Scientifico sul Clima delle Nazioni Unite, che ha presentato le sue conclusioni ieri a Ginevra, e se non è proprio l'apocalisse è qualcosa di simile. Sì, perché la superficie terrestre non coperta dai ghiacci e dagli oceani, che è solo il 30%, si sta surriscaldando due volte più velocemente rispetto al pianeta nel suo complesso, il che significa che dall'età preindustriale a oggi la temperatura sulla Terra è aumentata di 1,53 gradi, mentre quella media globale di 0,87 gradi. Con altri 0,9 gradi in più nei prossimi 10-30 anni, il rischio che comincino a scarseggiare le riserve di acqua e di cibo è ancora maggiore. Ma qualcosa possiamo, anzi dobbiamo fare, ogni azione conta, dicono gli scienziati. Cambiare il modo di nutrirsi, ad esempio, riducendo il consumo di carne e aumentando quello di frutta e verdura. Eliminare gli sprechi, circa il 25% del cibo prodotto va buttato. E poi il modo in cui si coltiva il cibo, ossia colture senza aratura, concimazioni mirate, possono ridurre l'inquinamento e le emissioni. Ma se si continua a degradare l'ecosistema, a disboscare, a distruggere il suolo, perderemo anche l'aiuto che ci arriva dalla natura, perché una gestione sostenibile del territorio può aiutare a mitigare gli effetti dei gas serra. Le politiche di deforestazione dell'Amazzonia, solo per citare un esempio, evidenziano però tutta la contraddizione del nostro tempo. Adesso lo sport, c'è l'Inter in primo piano nel calciomercato che, dopo aver acquistato ufficialmente Lukaku, adesso è pronto a rilevare Dzeko dalla Roma. Vediamo. L'etichetta di acquisto più costoso nella storia dell'Inter non lo spaventa. Romelu Lukaku è arrivato a Milano ed ha subito trovato il feeling con i suoi nuovi tifosi. Sono qui per riportare i nerazzurri alla vittoria, ha promesso il 26enne centravanti belga, soffiato alla Juventus nel tormentone estivo del mercato calcistico. Ufficiali le cifre dell'operazione. Il Manchester United avrà 65 milioni più 13 di bonus, oltre al 5% della futura rivendita. Il giocatore ne guadagnerà 9 a stagione per i prossimi 5 anni. Conte ha ottenuto il rinforzo chiesto fin dall'inizio a Marotta, il 9 potente e veloce, fondamentale per il suo progetto tattico, nel quale adesso potrebbe trovare posto anche Dzeko. Ieri il procuratore del centravanti bosniaco ha parlato con la Roma per velocizzarne la cessione, ma il club giallorosso continua a temporeggiare in attesa di un'alternativa valida. Nel frattempo niente Inghilterra per Dybala. Dopo aver rifiutato il Manchester United facendo saltare lo scambio con Lukaku, l'argentino della Juventus aveva detto sì al Tottenham, ma la società bianconera ha bloccato il trasferimento, respingendo un'offerta di 70 milioni arrivata da Londra proprio nel giorno di chiusura delle trattative in entrata della Premier League. A Torino è rimasto pure Mandžukić. Sfumato lo United, la punta croata può adesso tornare in Germania, stavolta al Borussia Dortmund.
E a proposito di vicecampioni del mondo e di Bundesliga, forte pressing del Bayern Monaco su Perisic. I tedeschi avrebbero spostato il loro interesse sull'esterno dell'Inter dopo il grave infortunio subito da Sané, che mette a rischio l'arrivo in Baviera del giovane talento del Manchester City. Il Napoli è sempre diviso tra James Rodriguez e Lozano, con De Laurentiis e Ancelotti, che hanno idee diverse sul nome del prossimo colpo, mentre il centrocampista belga Pratt ha lasciato la Sampdoria. Battuta la concorrenza del Milan, il Leicester verserà 20 milioni nelle casse blucerchiate. E prima di chiudere, in ultima ora, è in corso dalle prime ore di questa mattina una vasta operazione della Polizia di Stato coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Reggio Calabria, finalizzata all'esecuzione di 28 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di elementi di vertice affiliati e prestanome delle 'ndrine Muia e Figlio Meni della potente cosca Commisso di Siderno. Ed è tutto per questa edizione, l'informazione torna alle 13.30. Adesso le previsioni del tempo con Paolo Sottocorona e poi il dibattito di Omnibus condotto da Andrea Pennacchioli. Vi auguro una buona giornata.